Buonasera a tutti quanti amici dello zoo comunale. Questa serata sarà un po' diversa dalle altre, perché invece del mio papà, che è sempre il conduttore di queste dirette, ci sarò io, perché mi sono un po' stufata che parla sempre lui. Quindi ci sarò io a condurre oggi questa diretta. Giovane, cioè, vuoi rubare il mestiere tu? Ma cos'è che dici? Cosa stai facendo? Ma, cioè, ma veramente qua, oh, non puoi lasciare un attimo il posto che ti rubano tutto qua. Ma vi rendete conto com'è? Siamo rovinati. Rovinati. Giorgia, salutare, vieni a salutare per il momento. Saluta. Cioè, voleva condurre lei al posto mio, non va bene? Sì. Ma cosa sì, siamo rovinati? Cosa vuoi fare? Volevo farla io. Allora... Tanto buonasera a tutti quanti, e questa è una diretta di fine anno per ringraziare un po' tutti quelli che sono stati gli ospiti dello zoo comunale, e veramente ce ne sono stati. Contate che più o meno abbiamo fatto una quarantina e più di dirette, quindi da ringraziare ce ne sarebbero veramente tantissimi. Farò un collage con tutti, dopo quelli che sono stati gli ospiti di questa stagione, perché insomma questa è stata la prima stagione, siamo partiti un po' così, quasi per scherzo, come diceva il buon Yoppi, e invece dopo alla fine la cosa si è fatta veramente interessante, talmente interessante che ci sono delle buonissime prospettive per l'anno prossimo, e grazie magari a quello che potrebbe essere l'appoggio del comune, o grazie magari a qualche conoscenza che potrebbe permetterci di avere un posto fisso, quindi avere uno studio per lo zoo comunale, questa chiaramente sarebbe un'evoluzione più che piacevole della cosa. Comunque, siccome che sarà una diretta abbastanza breve, quindi non staremo qua le ore come al solito, ci tenevo prima di tutto a ringraziare chi ha avuto il coraggio di metterci la faccia. Quindi non è facile venire in diretta, non è facile riuscire a calarsi in quella che è la realtà dello zoo comunale, che come avete visto anche in una delle ultime dirette, quella con il trio Peldoca, chiaramente insomma è stata una diretta che ha avuto il suo perché, perché chiaramente c'è stato, oltre al discorso del paese, c'è stato anche sicuramente un aspetto che va al di là della semplice politica di paese, o al di là della semplice amicizia che comunque può esserci tra una persona e l'altra. Mi ha fatto molto piacere, in questo caso chiaramente il trio era formato dal nostro sindaco, quindi Lauro Sabaini, e la Marta Ferrari, amica e non solo, insomma, personale, quindi fantastica anche la Marta, e il buon Bertasi, che chiaramente anche lui, anche seppur un po' titubante all'inizio, dopo la fine molto volentieri è venuto in diretta allo zoo. Questo mi ha fatto molto piacere. E passando per il Maurizio, grandissimo personaggio, ci siamo visti questa mattina chiaramente in chiesa al funerale del Nino, che insomma siamo stati, non eravamo proprio in tantissimi, però quei pochi che c'erano erano buoni, e ricordiamo insomma come anche il paese, specialmente in situazioni un po' difficili, riesca sempre e ancora a fare un po' di gruppo, un po' di... veramente un qualcosa che può sembrare molto molto più piacevole di certe situazioni. Detto questo, obiettivamente ringraziare tutti sarebbe impossibile, perché sarebbe veramente impossibile. Una citazione però particolare devo farla a chi mi ha ospitato in questo anno di zoo comunale. Non è facile, non è stato facile, e non era facile soprattutto dare fiducia a una cosa del genere, perché il buon Leonardelli chiaramente è sempre stato aperto a quella che è stata, quelli che sono state gli avvenimenti sia del paese che la valorizzazione di quelli del paese stesso, quindi veramente un plauso va a Lorena, la moglie, che è stata una delle prime supporter dello zoo comunale, ad Alessandro, che non solo ci ha messo la faccia e una sua struttura dove chiaramente mi ha ospitato nelle dirette che si stava facendo da 4-5 mesi a questa parte. Non è facile perché, come vi ho detto, io adesso sto cercando di avere una possibilità di uno studio, ok,
dove poter fare le cose un attimino un po' più professionalmente, ma perché no? Perché ecco, si è montata la testa, no? Assolutamente, perché penso che sia una cosa che è stata capita, è stata apprezzata, e sia dai livelli, quelli che si dice sempre che siano livelli alti, ma alla fine il livello è sempre quello, sia chiaramente da quello che è l'aspetto, quello che mi interessava di più. Quindi il bardolinese, il popolo, al popolo piace, e quando il popolo piace penso che sia un qualcosa che riesca ad arrivare dritto al cuore o dritto alle memorie, come abbiamo visto anche nelle ultime dirette storiche del paese. Quindi questo spero che sia sempre il punto fermo anche per l'anno nuovo. Chiaramente, insomma, noi puntiamo sempre in alto, perché l'ambizione è di casa, quindi noi è inutile che stiamo qua a prenderci in giro. Ci piace, è una cosa che sta prendendo forma sempre di più. Chi mi sta supportando, faccio un nome su tutti, perché insomma, giustamente la famiglia Bianchini con Enrico e con Stefano mi stanno veramente aiutando tantissimo, oltre al Pablo, oltre a quello che, insomma, Leonardelli l'ho già detto. Capite bene che non è facile trovare chi ti dà fiducia, non è facile trovare chi ti permette anche in un momento del genere di entrare in casa sua. Quindi veramente questo è un ringraziamento a 360 gradi. Per quello che riguarda la nuova stagione, che partirà chiaramente da gennaio partirà la nuova stagione, e il primo ospite ve lo dico già, perché chiaramente bisogna che incominciate un attimino a farvi il palato, visto che sarà la prima settimana di gennaio. L'ospite della prima settimana di gennaio sarà il Monkey, ok? Il Monkey, quindi anche lui non bardolinese doc, però sicuramente Bardolino è circolato tanto nel nostro paese, dopo a Garda, chi se lo ricorda al Lido di Garda, quindi sicuramente è un personaggio che sicuramente può permettermi di partire la nuova stagione con il botto. Seguirà quello che è il cavallo di battaglia della prima parte dell'anno delle dirette, che sarà, come si diceva, il famoso discorso dell'incontro dei quattro sindaci del passato. Sto valutando se prenderli tutti e quattro insieme e farli insieme, oppure secondo me forse la soluzione migliore sarebbe quella di prenderli uno alla volta, per valorizzare sia, insomma, il personaggio che chiaramente il narcisismo che può avere il personaggio nel venire in diretta. Essendo da solo riesco sicuramente più a metterlo al centro della situazione. Quindi stiamo valutando ancora un attimino le dinamiche della cosa. E spazieremo tantissimo, perché come abbiamo visto Bardolino è pieno di personaggi. Chi ha la possibilità e la volontà di raccontare anche parte della sua Bardolino, perché chiaramente noi adesso siamo andati a toccare i marinai, ad esempio siamo andati a toccare quelli che sono l'AMO, la Croce Rossa. Sappiamo che le oltre 60 associazioni che ci sono a Bardolino, vi prometto che verranno toccate tutte. È giusto che sia così, è giusto comunque continuare con una forma di rispetto e di trasparenza delle cose. Quindi è nato in un ambiente, come vedete, volevo farlo fuori veramente questa sera, l'ultima diretta dell'anno. Ci ho provato, ma è un freddo che se muore, quindi ho preferito un attimino mettermi dentro. E quello che mi interessa di più è questo: chi volesse partecipare, chi si prendesse a cuore anche il venire a fare una, ad esempio, in diretta, si può entrare, ok, senza nessun problema. È il ben accetto, è il benvenuto. Noi siamo qua, cioè io se sono qua per voi, sono qua, perché sennò alla fine chiaramente come faccio a sapere io com'era Bardolino un tot di tempo fa, un po' di anni fa? Io sono felice di poter condividere con voi questi momenti. Ripeto ai curiosi che ci sono in diretta, e ti raccomando, era che non te va in politica, non che va o mia in politica, pete la linea di ma ogni volta che mi vede per strada, che non te va in politica, non che va o mia, punto. Detto questo, a parte gli scherzi, se ci pensate bene un po' tutto è politica comunque, perché nel momento in cui io chiamo i marinai e non chiamo un'altra associazione, ecco che favorisce i marinai, no? Perché se dopo entriamo in quel giro lì non è più finita. Quindi obiettivamente sono veramente contento che abbiate apprezzato quella che è
la realtà dello zoo comunale. Quindi incominciate già, anche voi che state guardando adesso da casa, a pensare che animale vorreste essere di questo zoo comunale, che io bene o male mi faccio vivo, sicuramente mi faccio vivo. Quindi sempre attenti, occhi aperti, e vedrete che verrò a disturbare la vostra quiete sicuramente. E novità del 2021, beh, qui sono due o tre punti giusti da ricordare. Novità 2021, come vi ho accennato, sarà quella anche un po' di riuscire a tenere sempre al centro Bardolino con qualche ospitata un po' particolare. Particolare cosa intendo? Chiaramente nel momento in cui io avessi la possibilità di avere un ospite conosciuto anche oltre quello che è il nostro territorio, ok? Adesso posso farvi un nome perché chiaramente la conoscete tutti. Fosse la Katia Licciarelli, ti faccio un esempio, o fosse il Fabio Testi di turno, che chiaramente in tanti già conoscete, ma è un esempio per dirvi chi di ospite italiano potrebbe esserci nella zona e volesse e parteciperebbe con piacere a questa cosa. So che comunque, insomma, dietro alle spalle ho qualcuno che può aiutarmi ad avere questi tipi di personaggi, quindi insomma non dimenticatevi che quello che interessa a me è sempre valorizzare i personaggi veri della nostra Bardolino. Questo è alla base sempre di tutto. E cos'altro? Io ho chiesto al comune la possibilità di avere un locale perché mi sembra giusto, nel momento in cui voglio fare un passettino un po' più avanti, avere una sede che mi permetta di valorizzare al massimo quello che sto facendo, a maggior ragione nel momento in cui avessi un determinato tipo di ospite, chiaro? E non c'è nessuno che si sta montando la testa, non c'è nessuno che eccoci che par di essere, no, assolutamente. Però devo mettere dentro nel cesto tutto. Quindi speriamo che tutti vogliano venire, chi di Bardolino e chi no, a farmi compagnia in qualche diretta dello zoo comunale. Noi siamo sempre qua a vostro servizio, quindi chiamate pure e fatevi sentire senza problemi. E la cosa che più mi premeva, e questo chiaramente devo fare un piccolo cenno, mi è dispiaciuto tantissimo perché nel momento in cui è uscito l'articolo, che chiaramente ringrazio Stefano Ioppi di aver fatto un articolo a suo rischio e pericolo, perché chiaramente è stato un articolo che mi ha fatto chiaramente molto piacere, essendo un narcisista di natura, non posso dirvi il contrario. E mi è dispiaciuto però invece che ci siano state persone che nel non essere citate si siano infastidite. Allora, chiaramente io non rilascio interviste ogni giorno, quindi la prima intervista che ho fatto e ho rilasciato, mi è capitato ed ho sbagliato di dimenticarmi qualcuno. Quindi chiedo scusa alle persone che sono state dimenticate, nonostante siano stati ospiti dello zoo comunale, quindi alla fine capite bene che è stata una dimenticanza parziale. Spero non aver offeso nessuno, ecco, questo è importante, perché dopo alla fine quello che più mi preme è il portare avanti la cosa nel rispetto di tutti. Questo è fondamentale. Peraltro, accontentarli tutti è difficile, però ecco, i nomi che sono stati fatti anche in una logica di articolo, chiaro? Quindi nel momento in cui mi vado a dimenticare un qualcuno che è già stato ospite e tutto quanto, non viene fatto apposta, chiaramente è una dimenticanza proprio dovuta al fatto che non sono un professionista, ecco, anzi, totalmente il contrario. Quindi vi chiedo scusa ancora per quelli che non sono stati citati. E non so, vi chiedo, vi è piaciuta l'entrata di questa sera cioè volevo rubarmi il posto da Giorgia praticamente. Qua se non stai attento, qua ti mangiano fuori, tu il cotto, il crudo te mangiano fuori qua. Rovinati. E la cosa bella di questa sera è che la Giorgia sicuramente tornerà a farci compagnia nella parte finale, quindi tra 2-3 minuti, e vi leggerà una poesia che vuole essere una poesia di buon auspicio per l'anno nuovo, e chiaramente vi rimanda alla prima settimana di gennaio, che vi ricordo ancora, il primo ospite sarà il Monkey da Garda. Quindi
La Garda, che poi Garda, Torri, Bardolino, la Ziz e il Monchi, è veramente internazionale da quel punto di vista lì. Quindi sono veramente contento, perché ognuno che chiamo alla fine non è più come all'inizio, che quasi quasi si vergognavano. Adesso vengono con piacere. Quindi ragazzi, io veramente non ho altro da dirvi che sperare di continuare a vedervi sempre numerosi anche l'anno prossimo, perché insomma alla fine ormai domani è l'ultimo dell'anno, fate i bravi, mi raccomando. E lascio un attimino la parola alla Giorgia, che sembra quasi del mestiere, vero? Chissà da chi ha preso. Vi leggerà una poesia, faremo i saluti finali insieme alla Giorgia e vi rimanderemo all'anno prossimo, all'anno nuovo. Quindi, che dire, Giorgia, prego, vai con la poesia, che io resto seduto qua, dopo tutti accomodi qua e facciamo i saluti. Prego. Cari bambini, un altro anno è passato e tante difficoltà abbiamo attraversato. Per la prima volta sono stati distanti sia gli alunni che gli insegnanti. Ma anche se eravate lontano, se non potevano stringerci la mano, vi abbiamo seguito lungo nuovi sentieri, portandovi sempre nei nostri pensieri. Vi auguriamo un futuro sereno, dove risplenda l'arcobaleno, dove ogni speranza diventi certezza, dove vi accompagni sempre la saggezza. Oh, anche poesia di finale, complimenti signorina, complimenti. È del posto lei? È del posto? Sì. Ah, sì, figurati, sono del posto. Quindi, ecco, con questa poesia noi volevamo, insomma, salutarvi e sperare che anche con l'anno nuovo sarete nostri ospiti barra ammiratori. Noi con... Guarda, qua che bello, mi hai visto che siamo quasi professionali questa sera. Mi piace il video di così? Sì. Sei felice? Sì. Fai vedere adesso, perché lei... Abbiamo questo rito, finita la diretta. Finita la diretta, salutate tutti i nostri amici. Ah, non bacia la mano. Com'è che non bacia la mano? Ma rovinati, rovinati. Allora, saluta tutti anche tu, ringraziali per essere stati in diretta con noi sempre. Ci vediamo a... gennaio. E allora con lo zoo comunale noi ci vediamo a gennaio. Fate i bravi, fate i bravi. Saluta, ciao.